Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti su un nuovo episodio di Megaton Musashi Wired. Nello scorso video abbiamo fatto la conoscenza di Victor, questo individuo strano che abita nel mondo vecchio, praticamente fuori da Ixion, perché però c'è ancora la Terra. Il problema è che la gente abita in questi rifugi di fortuna, in queste città, insomma, post-apocalittiche, e ci sono dei vermi giganti che cercano di uccidere e mangiare quante più persone possibili. Con Yamato e gli altri abbiamo fatto una missione per riprenderci Edisia, ma Edisia è scomparsa, non c'è niente da salvare lì, tutti quanti morti, presumibilmente. E i Rogue, l'ho potenziati la scorsa volta, ma per questo episodio sono ancora più forti. Di poco, ho preso nuove parti, ma si sono potenziati di poco. Comunque, continuiamo la missione, siamo con Arshem, possiamo cambiare tra Arshem e Yamato quando vogliamo, ma per il momento sono con Arshem e voglio un attimino andare avanti con la sua storia. Signora, mi scusi, che fa lei qui, signora? Tutto a posto? Per qualsiasi cosa chiedimi pure. Farei a meno. Tu che dici, bello? Se trovi ossa di Wurm me le daresti? Oh, posso farci medicine? Fai medicine con le ossa? Ah, ma sei un negozio tu. Ho capito, ho capito. Quanta robina interessante in giro. Il gatto che fa miau? Hiss! Ah, c'ha paura, ok. Andiamo per di qua allora. Dobbiamo praticamente distribuire medicine per il campo, come ci ha detto Victor, e un altro negozio. Tu che fai? Vedo delle belle armi, vedo. Costano un pochino. I soldi ce li ho per una, però, purtroppo, solo per una. E il livello è 28, rango 28. Per il momento il Megaton, il Rogue che abbiamo, che comunque è un Megaton, con Victor è piuttosto forte, quindi non mi preoccuperei più di tanto a potenziarlo a tutti i costi. Sì, ci hanno dato un po' di problemi Wurm la scorsa volta, ma per il momento possiamo ancora andare. Oh no, c'è una nonnina. Si è aggravata. Sbrigati, Victor! No, si chiama Tanen, Ryu Tanen. Cosa ha intenzione di fare? Darle un po' di medicine che blocchino l'avanzata della febbre rosso-ocra. Ma che cos'è? Ricordi quei Wurm che ci hanno attaccato? Estraiamo la medicina da loro. Ma la febbre rosso-ocra? Un rosso color ocra? O un ocra color rosso? Un po' strano. Quindi queste medicine bloccano l'avanzare della febbre, ma non la curano. C'è un modo per curarla però questa febbre? Perché sanno cos'è, ma non sanno come fermarne l'avanzata, ma non come curarla. Victor, grazie di tutto. Ryu, ascolta. Tua nonna non ce la... Ma dai, che fregatura. Tua nonna non ce la farà ad arrivare a domattina, dovresti stare con lei. Victor, aspetta, davvero non c'è nulla che... Non c'è. Ragazzi, ma chi ha fatto il check di sta storia? Non c'è nulla che tu possa fare? E se avessi più medicine, vivrebbe più a lungo, vero? Vero? È inutile. Oltre una certa dose non avrebbe più alcun effetto. La donna è tutto quello che mi è rimasto. Mamma e papà, mio fratello, sono tutti morti. La nonna è l'unica famiglia che ho. Sì, lo so. Ma io mi chiedo perché alcuni sono rimasti. Cioè, alcuni sono stati confinati dentro Ixia e altri fuori. Com'è possibile? Come c'è stata questa divisione? A meno che Ixia non era tipo una struttura già esistente e quindi hanno messo la cupola e via. Quelli che ci stavano e quelli che non ci stavano si sono arrangiati. Cosa c'è che non va? Ti senti triste? No, è solo che vedere tutte queste persone disperarsi per sopravvivere. Mi sono resa conto che non ho mai dovuto lavorare così tanto per qualcosa prima d'ora. Non c'è da stupirsi. Ogni gesto che fai grida principessa ai miei occhi. Victor, posso dare una mano a consegnare le medicine? Ok. Ehi, ok è la mia catchphrase, non puoi dirla. C'è il copyright, ho messo patentino. Chad, ma Chad non può morire. Cercate di resistere solo un altro po', presto vi salverò tutti.
Beh, in teoria, se noi riuscissimo a comunicare con le persone all'interno di Ixia, sarebbe tutto molto più semplice. Però mi sa che non è così facile. Hai sudato parecchio oggi, sei stanca? Sto bene, ma i crimini che abbiamo commesso in Ixidor sono un grosso fardello da portare. Dovresti riposarti per oggi. Puoi usare quel letto laggiù. Io dormirò di sopra. Buonanotte. Aspetta, prima hai detto che presto avresti salvato tutti. Che cosa volevi dire? Non è nulla. Buonanotte, Victor. Ah, è parte del rogue. Come funziona? No! No! Ma finica il padre lui! No! Vuoi vedere? Cos'è successo? Il radar ha rilevato alcuni Draktor. Siamo diretti all'hangar. Hanno un hangar? In queste condizioni? Eccoci qui. Vic! Stanno arrivando i Draktor! Ho preparato tutto, siamo pronti a partire! Ok, diamoci dentro. Dovremmo affrontare i Draktor con questo rogue. Che bello! Oh, molto più bello di quello che abbiamo a Ixia, dai! Guarda che figata! La prospettiva è bellissima così. E ti fa capire quanto è imponente. Perché noi vediamo sempre il busto del Megaton, del Rogue da noi. Poi ti fa capire quanto è grande. Il Rogue è a posto e pronto per la battaglia, ma... Arshem? No, ci cambia con Victor poi, il pilota, no? Lotta solitaria. Il radar ha individuato un'unità di guerriglieri Draktor. Tieni la bada prima che attacchi la città. E allora partiamo! Anche questo rogue ho potenziato di poco, ma è più potente. A giudicare da radar sembra che ce ne siano un bel po'. Vabbè, è solo un gruppo di incursione, non ne ricaveremo granché. Ma questo è un gruppo di incursione? Ah, va bene. Ho cambiato anche arma da fuoco. Allora, o sono deboli loro o siamo forti noi. E l'altra volta noi contro i Wurm ce la siamo vista non proprio benissimo, eh. Anzi, mi hanno dato un bel po' di filo da torcere. Però, pare che ora io me la stia cavando meglio. Vai. Oh, wow. Attenzione, da dietro. Ok, eliminati? Perfetto. Dove andiamo? Per di qua? Perfetto. Siamo addirittura d'arrivo, fratello. Oh sì. Non lo so. Dobbiamo occuparci di questi ritardatari. Va bene. Ah, questo è più resistente. Ehi! Ah, forse è più resistente all'arma da fuoco, certo. Vieni qui tu, guarda che posso volare anch'io, eh! Te l'aspettavi? Beccati questo! Vieni qua! Errore, cosa errore? Perché? Perché errore? No! Non me li fa vedere. Ah, forse con il blaster a diffusione ho temporaneamente rotto. Ah, così non andiamo da nessuna parte. Però quella cosa di cui abbiamo parlato è già carica.
Che cosa? Arti Megatron. Sì, ma non ora, magari dopo. Ah, perché siamo piuttosto forti, quindi non vorrei usarli. Vorrei aspettare il... l'altro nemico. O, no, o devo per forza usarla. Missione compiuta. No, dai. Ah! E vabbè, lo vedrò un'altra volta, dai. Masamune Kuzi, che l'altra volta ci ha dato un po' di filo da torcere. Ci siamo scontrati con lui. Certo, pugni a pugni, quindi non è stata una vera sfida, ma più o meno. Quindi questi lavorano per... E tu chi saresti? Sono la comandante di questo rifugio, Margaret Bracken. Una ragazzina come te, comandante? In questo non credo che siamo per così diversi. Ma Masamune Kuzi, come è salito al potere? Hackerare dispositivi acustici di riprogrammazione. Eccolo, l'ho detto. L'ho detto che l'aveva fatto qualcuno. C'era qualcosa dietro. Hackerare dispositivi acustici di riprogrammazione mentale. Crearti una falsa identità. In altre parole, sei qui senza autorizzazione, giusto? Oh oh, vedo che avete fatto le vostre ricerche. Sarò sincero. Volevo solo vivere al sicuro dentro a questo rifugio. Non possiamo permettere a chi non ha le qualifiche necessarie di entrare. Ti tratterremo per il periodo di tempo prescritto, dopodiché verrai espulso. Aspetta, ho una proposta da fare. Invece di espellermi, perché non lasciate che mi renda utile? Cosa vuoi dire? La vostra cronica carenza di piloti? E se avessi i requisiti per farlo? Lui vuole diventare pilota a tutti i costi. O c'è qualcos'altro sotto? Ma Samune sta facendo un test attitudinale per piloti. Stai pensando di farlo diventare un pilota? Sempre che soddisfi i requisiti, ovviamente. Ah, accidenti, non mi piace. L'esame della pilota si svolgerà nella sala simulazioni. Penso che rimarrà nei paraggi. Il ragazzo deve essere piuttosto bravo. Fai pure. Inoltre, presto perlustreremo i rifugi. Resta pronto ad andare in missione. È per raccogliere quei frammenti di dati di cui parlavate? Il nostro obiettivo principale è raccogliere frammenti di dati. Dobbiamo anche raccogliere informazioni. Pertanto le operazioni di ricerca includeranno anche Edesia. Ricevuto. Prima o poi probabilmente vi chiederemo di visitare anche altri rifugi. Beh, andiamo a vedere come se la passa Masamune. Ecco la sala simulazioni. Allora com'è andata? Vediamo un po'. Hai preso dei voti più alti dei nostri migliori piloti. Dove hai imparato a combattere? Chi lo sa. Allora, quando avrai il mio rogue? Non ancora. Devi sottoporti a una valutazione della personalità e a un test psichiatrico. Solo allora potrai essere accettato come pilota. Oh? Una squadra di assalto Draktor è invaso all'area di Edesia. Richiedo il rinvio immediato di tutti i rogue di classe Megaton. No, mi dispiace, solo i Megaton. Mi dispiace, amico, a quanto pare dovrei aspettare per diventare un pilota. Non ne è così sicuro lui. Luigi, no, io sono pronto per andare a fare Baldoria. Non mi piace quel sorrisetto. È il sorriso di uno che la sa lunga, ma che in realtà non sa niente. Prova di potere. Le forze nemiche hanno invaso Edesia. Non appena i rogue saranno pronti, vai a intercettarle. Cosa? Con lui? Che succede? Cosa? Dove diavolo è il mio pod di pilotaggio? Che succede? Il nemico sta arrivando e non possiamo uscire in missione. Non possiamo lanciare i rogue. Perché? Qualcuno si è introdotto nel nostro sistema di lancio e ci impedisce di farlo partire. Chissà chi è. Credo di aver mangiato qualcosa di avariato. John, non dirmi che devi... No, devi vomitare, tranquillo. Non farti strane idee. Certo, ragazzi, che stiamo messi male, eh. Ma che succede?
Un rogue sta partendo senza autorizzazione! Per caso sei tu, Yamato, rispondi! Io sono qui! Yamato! Qualcuno ha falsificato il mio ID dai piloti ed essendo a bordo di quel rogue! Neanche gli altri rogue possono partire! Chi mai? Scusate, ho pensato che sarebbe stato più semplice mostrarvi cosa sono capace di fare da solo. Ah, Masamune! I fatti parlano più delle parole, sapete? E allora, siamo con la lancia, no, non è la lancia, però vabbè. Masamune, torna qui, imbecille! Sicuri, il nemico non resterà a guardare, non saranno così gentili. Razza di bastardo, lasciate che ve lo mostri, che anche come pilota non temo rivali. Vabbè. Dove sono i tractor? Scusa, ho sbagliato tasto, oddio quanto è lento ad attaccare questo. Oh mamma, sta arma è lentissima! Sarà anche forte, ma è lenta da far paura. Ok, prendiamo questa ora. Ehi, ho cambiato! Guarda come lo tengo a bada! Dai! Opla! Peccati questo! Oh, mi stava dando un po' fastidio, sai com'è? Incredibile! Accidenti, che vittoria noiosa. Chi si crede di essere questo buffone? No, direi invece che sono abbastanza bravo. Notevole, sia nella tecnica che nell'esecuzione. Dici sul serio? Consumo di energia minimo e neppure un graffio. Ah, sì. Ma è impossibile che questa sia la prima volta che pilota un rogue. Già, non è proprio la prima. Ah, eccoli qua, va. Neppure un graffio, non proprio, ma comunque. Ah, sono un po' noiosi sti cosi, quindi ora direi di fare così, guarda. Dov'è l'altro? Vieni qua, vieni, dai. Andato. C'è un ritardo nei comandi, deve esserci qualcosa di diverso in questa unità. Ma non importa, devo solo prenderci la mano. C'è un ritardo nei comandi. D'accordo, Tractor. È arrivato il momento di prendere parte al mio glorioso debutto. Vieni qui tu. Vuoi volare? Beh, non volerei più per un po', dico mio. Oh, vai. Vieni qua. Andato. Chi arriva ora? Wow! Tetra Brawler! Nice! Bello questo! Dovete impegnarvi un po' di più, gente!
Ma questo scappa solo, scappa. No, spero di no, perché se no non c'è boost. Vieni qua amico, vieni qua, faccio io come si fa. Ah beh, però insomma un pochino l'ho preso, dai. E vieni qui, che cavolo scappi! Dai, andiamo con l'arma Kabuki. Wow, e non l'ha neanche sconfitto. Dai, lo finiamo così ora, dai. Ma si danni, ecco, scusami un po'. Vai, ancora, ancora, non mi interessa niente. E questo è quanto, niente male come prima uscita. Ok. Dai, non è proprio andata male. Vi è più chiara la situazione ora? Chi è quel ragazzo? Di sicuro sa come si è pilato un rogue. Oh, e per quanto riguarda la meccanica, c'è un po' di ritardo nei comandi del rogue. C'è anche un ritardo nell'unità di accelerazione. Vi consiglio di sistemarlo. È impossibile. Sono i suoi riflessi. Sono più veloci di quelli del rogue. Allora come stai, Jun? Andiamo in infermeria, forza! Ancora quei ricordi? Forza, Momoka! Te l'ho già spiegato. No, non ci andrò. Momoka, anche se stiamo lontani, se sopravviviamo potremo rivederci. Momoka, il futuro della Terra sarà nelle tue mani. Non mi importa del futuro, voglio solo stare con te, papà. Verrò a cercarti, Momoka, te lo prometto. Fidati di tuo padre. Papà. Papà! Momoka! Papà, io... Stai bene, cara? Questo dovrebbe averti riportato alla normalità. Io, Duke, è possibile per le persone vivere al di fuori del rifugio? Beh, fammici pensare. Alcune persone sono state allontanate dal rifugio e ho sentito dire che sono riuscito a sopravvivere là fuori in condizioni molto difficili. Ma allora perché non andiamo là fuori a salvarli? A quanto pare Margaret ha preso in considerazione l'idea, ma quelle giubbe blu non ne erano così entusiaste. Quanti sono e dove? Possiamo aiutarli? Ci sono molti fattori da valutare. Non è un buon motivo. È diventata più grande. Sì, sta crescendo bene. Ha una notevole vitalità questa piccolina. Quindi, cosa succederà? Dovrà crescere ancora un po' prima di procedere con l'analisi del sangue. Un mese. Ancora un mese potremo tirarla fuori e iniziare gli esperimenti. Hai intenzione di trasformare questa bambina in una cavia da laboratorio? Con il DNA di questa bambina l'umanità potrebbe essere finalmente in grado di sopravvivere. Ma i Draktor saranno ogni mezz'ora a disposizione per portarcela via. Questa bambina potrebbe provocare altre guerre, dobbiamo davvero tenerla in vita. Che stai dicendo? È di tua figlia che stiamo parlando, Teru!
La vita che io e Saya abbiamo creato potrebbe finire per peggiorare la guerra. Non deve succedere. Non posso permetterlo. Non se posso impedirlo. シドルを再建する。これより新たな大地における新たなシドルの歴史が始まるのだ。 Allora, Xidol si dovrebbe pronunciare Shidol, vabbè, io continuo a dire Xidol perché comunque la pronuncia è un po' incerta. Ma Teru voleva uccidere sua figlia? Teru? D'apposto, fra? Intanto questo qua ha perso la nonna. Mi dispiace. Purtroppo non è bello. Continua a vivere per tua nonna e per la famiglia che hai perso. Continua a vivere per tutti loro. Chi è poi quel Masamune? Scoprirò chi è realmente. Sì, qua passiamo dalla morte a Yamato che si domanda chi è e chi non è. Mamma mia, ragazzi, proprio facciamo. Ribalziamo da una storia all'altra. Comunque, direi che per questo video è tutto, amici. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andremo avanti e probabilmente scopriremo più cose su Masamune e su chi è realmente e su cosa. Se veramente ha delle buone intenzioni oppure no. Ad ogni modo. In descrizione vi ricordo che trovate tutti quanti i link ai miei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!